Oggi contempliamo nelle letture del giorno la solennità della Santissima Trinità. È una festa particolarmente impegnativa e importante, cruciale per un cristiano, perché in qualche modo contempliamo il fatto che Dio, nel rapporto di amicizia che ha voluto intrattenere con noi, ha voluto anche svelare il segreto più profondo della sua natura intima, della propria intimità. Dio ci svela la sua intimità e questo contempliamo nel mistero della Santissima Trinità. Dal punto di vista pedagogico, le riflessioni sulle letture di oggi ci portano ad una analogia chiaramente remota, perché il mistero della Santissima Trinità ha una sua unicità e ha sede solo in Dio, ma una analogia in qualche modo remota con la familiarità che si viene fisiologicamente a creare quando un rapporto educativo, un rapporto tra un insegnante e un allievo si fa più intenso, più significativo, più profondo. È normale che una relazione educativa, col passare del tempo e soprattutto con l'approfondirsi del livello a cui si svolge il dialogo educativo, aumenti anche l'intensità e la profondità della relazione. In quel momento, di fatto, ciascuno svela all'altro qualcosa di sé, non solo o non tanto perché ci si racconta, che può anche accadere evidentemente, ma soprattutto perché l'educatore in modo particolare agisce non tanto o non solo per quello che sa o per quello che fa, ma agisce in forza di quello che è. Quindi, quanto più è profonda la relazione educativa, tanto più quello che profondamente siamo emerge nella relazione stessa e quindi in qualche modo si svela. Uno svela la propria natura profonda attraverso l'autenticità con cui gestisce la relazione educativa. E questo è essenziale perché ogni relazione educativa si dispiega in questo spazio relazionale autentico in cui la accresciuta familiarità non necessariamente comporta un venir meno dei ruoli o una confusione dei ruoli per cui l'educatore diventa l'amico, l'insegnante, il compagno di bisboccia. No, il problema è che si crea una familiarità profonda e autentica in forza di una autenticità che diviene la forma sostanziale specifica di quel rapporto educativo. E quindi in questo senso, proprio facendo quello che sta facendo, cioè facendo l'educatore, l'educatore svela di giorno in giorno, giorno dopo giorno, la propria intimità più profonda.